Goliardica Campomorone è un po' come l'ultima interrogazione prima dei voti di fine quadrimestre. Amarante e Biancoblu sono infatti appaiati a centro classifica in posizione perfettamente equidistante tra zona playoff e zona playout. Chi vince oggi a San Desiderio può dare una virata decisiva al campionato proprio in prossimità del Giro di Boa. Goliardica subito, con i nuovi arrivi in campo, fa un certo effetto vedere Davide Sighieri senza la maglia giallo-rossonera, sensazione che passa subito vedendo che sulla schiena dell'ex capitano della Rivalese c'è il solito numero 10. Si parlava di interrogazione, la fase di studio dura allora quasi un quarto d'ora, poi Canciani deve intervenire su una conclusione masticata di Ferrando. Passano due minuti, le ostilità sono ufficialmente aperte ed è ancora la Goliardica a rendersi pericolosa. È però la risposta del Campomorone a fare più paura. Sulla serpentina di Curabba, Mosetti si deve allungare per mettere in corner. Il match ormai decollato e pronto ai colpi di scena. Il primo arriva al 21esimo, quando c'è un gomito troppo largo di un difensore del Campomorone che viene punito col calcio di rigore. Con un penalty sbagliato è di fatto finita l'avventura con la Rivalese. Da uno realizzato inizia la nuova vita calcistica di Davide Sighieri, che spiazza Canciani e porta in vantaggio una Goliardica che scioglie le briglie e nel giro di 4 minuti addirittura raddoppia il 35esimo, infatti, quando la difesa del Campomorone si addormenta su una sfera che sembrava sfilare sul fondo. L'unico a crederci è Incerti, che da posizione defilata trova lo spiraglio per far chiudere il tempo sul doppio vantaggio. Un Campomorone falcidiato dalle assenze non demorde nel secondo tempo, cerca di fare la gara, la prima occasione però per riaprirla è datata solo 20esimo minuto, quando Curabba viene imbeccato in area di rigore ma trova la risposta prontissima di Mosetti. È un fulmine a ciel sereno perché la gara non offre troppi spunti di cronaca, non fosse per il parapiglia del 25esimo generato da un contatto in area stabile e Sighieri. Il Campomorone il massimo sforzo lo produce al 42esimo, per ben tre volte nel giro di un minuto prova a bussare alla porta di Mosetti ma trova l'opposizione di un autentico muro davanti alla linea di porta, eccezione fatta per la volée di Bevegni, che non inquadra lo specchio. Vince la Goliardica e si affaccia alle zone alte, troppo rimaneggiato il Campomorone per tenere testa a quella che si candida come l'outsider del girone di ritorno.